Ciao a tutti! Nelle scorse settimane vi abbiamo detto che il Movimento 5 Stelle Lombardia ha aderito alla campagna Aborto al Sicuro, una campagna condivisa da tante associazioni e da vari gruppi politici che ha come scopo quello di raccogliere in 6 mesi 5.000 firme, ovviamente puntiamo a raccoglierne molte di più, a sostegno di una legge di iniziativa popolare. Questa campagna nasce dalla constatazione che a 40 anni dalla entrata in vigore della legge 194, ancora oggi le donne in Lombardia hanno moltissime difficoltà a vedere riconosciuto il proprio diritto ad un aborto legale e sicuro. La proposta di legge ha quindi come scopo quello di introdurre a livello regionale una serie di soluzioni che possano facilitare l'applicazione della legge 194. La principale fonte di informazione verso l'esterno della campagna Aborto al Sicuro è ovviamente il sito internet, il cui indirizzo trovate in sovraimpressione. Il sito ovviamente serve per veicolare il testo della legge con la relazione introduttiva, la spiegazione della legge stessa. Saranno attivate anche una pagina Facebook e una pagina Instagram dedicata sempre alla campagna Aborto al Sicuro. E ovviamente c'è un indirizzo email info@abortoalsicuro.it dove potete chiedere informazioni e anche dove reperire il materiale che vi serve. E veniamo dunque ai modi in cui si può partecipare alla campagna. Bene, sostanzialmente sono 3. Il primo modo, che naturalmente è il contributo maggiore che si può dare alla campagna, è quello di organizzare dei banchetti per la raccolta delle firme. In tal caso però ricordatevi che dovete recuperare i moduli che sono già stati vidimati da Regione Lombardia, dovete avere un autenticatore in grado quindi di autenticare le firme e ovviamente il materiale informativo che vi servirà per spiegare di cosa si tratta. C'è poi la possibilità di partecipare ai tavoli già previsti e che via via si organizzeranno su tutto il territorio regionale, la cui mappatura, quindi, e posizione nei vari territori troverete sul sito. E chiaramente lì voi potrete o partecipare semplicemente come sostenitori nella fase proprio di raccolta delle firme o, se potrete, come autenticatori. Infine, terza modalità è quella di depositare i moduli presso gli uffici comunali, invitando poi chiaramente tutti ad andare lì per firmare. Quindi, mi raccomando, diamoci da fare, abbiamo 6 mesi di tempo fino ad aprile del 2019, contattate anche me personalmente o il gruppo di Lombardia 5 Stelle, oppure utilizzate gli strumenti che vi ho elencato prima. Forza, perché insieme ce la possiamo fare.